Oggi siamo a Bassano, ci troviamo in Viale dei Martiri, andiamo subito a vedere cosa si impara nel corso per operatore del benessere. Conosciamo subito il primo anno. Sono Jenny, ho scelto l'indirizzo di estetica perché fin da piccola mi appassionavo questo lavoro. Sono Giovanni, frequento il corso acconciatura e ho scelto questa scuola perché era la mia passione fin da piccolo. La passione è proprio questa la parola chiave che accomuna tutti i ragazzi che frequentano i corsi triennali per operatore del benessere, indirizzo acconciatura ed estetica organizzati a Bassano dall'ente di formazione IRIGEM. Materia di competenza della Regione, che finanzia interamente questi corsi, rendendoli così gratuiti per chi li frequenta, la formazione professionale si propone come obiettivo quello di dare ai ragazzi competenze e qualifiche applicabili immediatamente al mercato del lavoro. Abilità spendibili, insomma, le stesse apprese dagli allievi di IRIGEM nei 3 anni di corso per acconciatori ed estetisti. Un percorso pensato per consentire ai ragazzi di costruire il proprio futuro, pezzo dopo pezzo, grazie ai tanti tasselli previsti dal piano formativo, che unisce esperienze pratiche e conoscenze teoriche, mescolando materie di indirizzo e materie culturali. Le materie culturali ci sono perché loro non sono delle mani che lavorano e basta, ma sono delle teste che fanno funzionare quelle mani. E quindi è importante anche curare tutto l'aspetto culturale e personale di questi ragazzi. Storia, inglese, matematica e italiano sono presenti nel percorso formativo degli allievi di IRIGEM, affiancando all'insegnamento tradizionale della materia aspetti maggiormente legati al loro futuro professionale. La conoscenza della lingua italiana è fondamentale a prescindere e è fondamentale anche in questo istituto perché le ragazze, comunque approcciandosi a delle clienti, ad un mondo del lavoro in cui saranno a contatto con le persone, è importante che sappiano parlare, che abbiano una buona cultura di base, in modo da proporsi anche come delle persone capaci anche intellettualmente oltre che nella pratica. Per andare molto sul pratico, dal saper scrivere una lettera di presentazione, quindi proporsi al mondo del lavoro, ma anche una lettera commerciale, piuttosto che un report di una riunione o di un incontro, o scrivere la recensione di qualcosa, la brochure, un volantino, quindi anche conoscere il messaggio pubblicitario e della televisione, dei social, quindi anche tutto quello che è l'italiano 2.0, se possiamo chiamarlo così. Si parte sempre dalla pratica, anche per materie insidiose come la chimica. Cerchiamo sempre di fare degli esempi molto pratici e legati alla quotidianità, per cui alla fine si capisce che tutto ciò che accade intorno a noi in realtà nasconde delle reazioni chimiche. E tra le materie teoriche troviamo anche lo studio dell'anatomia, la sicurezza sui luoghi di lavoro e l'accoglienza. E noi lavoriamo proprio su questo, le abilità di comunicazione, di trovare strategie, di prendere decisioni in gruppo. Un pochino alla volta capiscano che vivono all'interno di un gruppo di cui si possono fidare, con dei compagni che non sono lì per giudicarli, ma per aiutarli anche a far emergere invece quelle che sono le doti che hanno e che tutti hanno. Farla da padrone però, come in ogni percorso professionale, sono le ore di pratica e di laboratorio. E allora andiamo a vedere da vicino cosa si impara all'IRIGEM, partendo dall'indirizzo acconciatura. Vi accompagno in un'aula di acconciatura del primo anno. L'operatore del benessere indirizzo acconciatura è una figura professionale in grado di occuparsi della cura dei capelli, eseguire acconciature e tagli che permettano di valorizzare l'immagine del cliente, garantendo condizioni di igiene, sicurezza e qualità degli interventi. Dal lavaggio alla colorazione, dal taglio all'acconciatura, il parrucchiere è in grado di assecondare le diverse richieste della sua clientela, consigliando le soluzioni più adatte a ciascuno. Ma per farlo serve una preparazione approfondita che trova origine nella conoscenza della struttura del capello. Noi il primo anno lavoriamo molto sulla testina per fare le varie pieghe, le varie divisioni e applicare molto bene anche i bigodini.
Dobbiamo pettinare e tenere ben pulita la ciocca, poi prendere una piccola sezione, proiettarla verso l'alto, prendere il bigodino, mettere bene all'interno le punte, e poi fissarlo con uno spillone. Si comincia a fare pratica dalle testine per poi passare a trattare le clienti vere, che nelle lezioni a scuola sono le allieve stesse. Eccole al lavateste, prima tappa dell'approccio alla clientela. Ovviamente bisogna partire dalla conoscenza del capello, bisogna saperlo lavare bene. Sì, certo. Sto facendo la detersione dei capelli, che è molto importante per il primo anno. E, per farla appunto bisogna sapere la struttura interna e esterna del capello. Così come le diverse anomalie della cute e i prodotti più adatti da utilizzare su ciascuna cliente. Per una futura parrucchiera infatti è indispensabile conoscere quel vasto mondo di prodotti che vengono impiegati quotidianamente nei saloni, come gli shampoo, le colorazioni o i balsami ricostruttivi. Conoscere i trattamenti, la loro composizione e le loro eventuali controindicazioni diventa dunque fondamentale per chi vuole esercitare questa professione. Conoscenze queste che si imparano in classe, nelle lezioni di dermatologia e cosmesi ad esempio, utili anche nella formulazione del colore, aspetto che si comincia ad approcciare fin dal primo anno. Giulia sta mettendo il colore sulla ciotola per fare prova colore sulla testina. Dopo bisogna aggiungere l'acqua ossigenata, poi miscelare e poi applicarlo sulla testina. Buona parte del primo anno si lavora nell'acquisizione delle competenze base, come le diverse tipologie di piega e l'utilizzo dei primi strumenti, come il phon, la spazzola e la piastra. Serve manualità, poi esercitarsi sui movimenti, sul girare la spazzola, dar lucidità ai capelli. E quindi nel primo anno sei riuscita ad imparare, insomma, ad utilizzarli e a maneggiarli agevolmente? Sì, sì. Ovviamente fate tante ore di laboratorio a scuola, ma ti eserciti tanto anche a casa? Sì, abbiamo i compiti per casa e quindi ci esercitiamo sulla testina. Poi sui parenti, tipo su mia nonna, su mia sorella, faccio pieghe, anche la tinta a mia mamma una volta al mese. Cosa stai facendo? Allora, sto per fare una pizzicata, ho appena applicato la schiuma e questa pizzicata si fa con i becchi d'oca. La ciocca, la volgi all'indietro e pizzichi, così per tutta la testa. Tu cosa stai facendo? Sto facendo delle trecce, che è una delle acconciature che abbiamo imparato al primo anno. Acconciature, pieghe, lavaggi e i primi approcci con il colore. Ecco dunque che già nel primo anno i futuri parrucchieri toccano con mano buona parte di quella che sarà la loro professione. Esattamente come accade alle allieve del corso di estetica organizzato dall'ente di formazione IRIGEM, corso che ci accompagnano a conoscere direttamente le allieve. Adesso vi porto a vedere il mondo dell'estetica. Del benessere indirizzo estetica è una figura professionale che esegue trattamenti sul corpo per mantenerne l'aspetto nelle condizioni migliori. È un professionista in grado di realizzare trattamenti estetici su pelle, mani e piedi, eliminando o rendendo meno visibili gli inestetismi presenti. Materia chiave di insegnamento in questo percorso di studi sono i trattamenti estetici di base. Rigore, ordine e pulizia sono le basi dell'estetica e da qui comincia anche il percorso delle allieve di IRIGEM. Le prime cose che ci insegnano in classe è l'igiene, la pulizia del corpo e anche la sterilizzazione. Per sterilizzare un attrezzo prima bisogna pulirlo con apposite salviettine oppure spray.
si pulisce l'attrezzo e poi lo si mette nello sterilizzatore. Ovviamente il primo anno ho iniziato ad approcciare con gli attrezzi, cosa ho imparato a usare? Impariamo ad usare la sgorbia, il credo, la lima, il tronchesino e il tronchese. Quindi tutti gli attrezzi per manicure e pedicure? Sì. Qui stanno facendo la manicure e stanno lucidando l'unghia. Prima hanno limato l'unghia e alzato e spinto e tagliato le cuticole. Si comincia con manicure e pedicure, ma ovviamente nel primo anno si apprendono anche le basi del massaggio. Bisogna imparare a fare il massaggio del piede, del polpaccio, della coscia, dei glutei, della pancia e anche delle braccia e la schiena. Sto massaggiando la mano per prepararla alla maschera e questo qui è un passaggio che nutre e idrata la pelle. Ovviamente tutto questo lo imparate anche con lezioni di teoria, cosa studiate? Studiamo dermatologia, anatomia e biologia. Materie teoriche da apprendere in classe prima ancora di entrare in laboratorio, fondamentali per una professione che fa del corpo la sua materia prima. Sì, infatti facciamo molte materie scientifiche come chimica, anatomia, dermatologia. Infatti le studiamo anche per la cute, per imparare meglio se ci sono problemi della pelle, oppure anche quando facciamo i massaggi per le ossa, cosa possiamo usare anche tipo per i muscoli. Come gli acconciatori anche le estetiste imparano a utilizzare tutti i prodotti e gli strumenti necessari per svolgere la professione. È il caso della cera, su cui impiego gli allievi nel primo anno si esercitano quasi quotidianamente. Allora, prima ci si scalda la cera, quando è bene calda bisogna prenderla con la spatola e poi si mette sulla parte dove bisogna fare la cera. La cera bisogna metterla nella parte inversa, bisogna metterla dove il pelo cresce e si strappa nella parte opposta. E se si strappa nella parte opposta, sennò il pelo non si strappa. Eliminare gli inestetismi della pelle è una delle competenze che si imparano ad acquisire già nel primo anno di studi, durante il quale particolare attenzione viene rivolta alla cura del viso. Nel primo anno abbiamo imparato a fare la detersione del viso, usiamo il latte detergente, il tonico, lo scrub e usiamo il vaporizzatore per far dilatare i pori, poi c'è la spremitura. Poi si disinfetta la pelle, poi c'è la maschera e infine facciamo il massaggio che così rilassiamo la pelle. Per buona parte del primo anno di studi gli allievi del corso per operatore del benessere, sia quelli dell'indirizzo estetica che quelli di acconciatura, trascorrono buona parte del loro tempo a scuola. Ma fin dall'inizio del loro percorso di studio hanno comunque l'opportunità di mettersi alla prova concretamente, diventando protagonisti diretti di eventi e manifestazioni. Se ad esempio siamo stati a Bassano Orienta, dove abbiamo truccato delle persone, abbiamo mostrato il settore dell'estetica qui all'Erigem come si presenta e abbiamo anche fatto il trucca bimbi. E all'open day di solito le persone vengono qui e oltre a poter vedere possono anche farsi provare i trucchi o farsi spiegare bene le cose meglio della scuola. Cerette, massaggi, trucco, manicure, pedicure. Già il primo anno si apprendono le competenze chiave che poi si svilupperanno nel resto del triennio. In questo modo si impara una professione e si dà ascolto alla passione che muove tutti i ragazzi che scelgono l'indirizzo benessere dell'ente di formazione Irigen. Perché hai scelto di fare questa scuola? Perché mi è sempre piaciuto l'ambito estetica, specialmente truccare. Mi piaceva sempre fare le unghie, massaggiare e truccarmi e quindi alla fine, vedendo che c'era una scuola per fare ciò, per imparare di più, ho deciso di farlo. Ho scelto questa scuola perché è sempre stato un sogno nel cassetto. Ti piace? Sì, sì. È la scuola che...
mi piace un sacco. Entrambi i corsi di operatore del benessere, sia quello di indirizzo acconciatura che quello estetico, sono finanziati dalla Regione Veneto e pertanto gratuiti per chi ne usufruisce e sono finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.